want a lot for Christmas. È Natale, ma c'è poco da stare allegri. Il Prato viene superato per 3-1 dalla diretta concorrente alla salvezza tutto cuoio e rende ancora più complicata la propria deficitaria situazione di classifica. Oltre al risultato negativo, il Prato ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Catacchini e Moncini, che hanno reso ancora più complicata la partita. Davvero una serataccia. Siamo partiti bene, abbiamo trovato subito gol, poi abbiamo sofferto un pochino il gioco del tutto cuoio, perché hanno cominciato a spingere, però non avevamo rischiato a parte un paio di punizioni. E poi una volta che ci sono stati gli infortuni, siccome eravamo già rimaneggiati proprio all'osso, e purtroppo effettivamente la partita a quel punto là è cambiata. Eppure l'avvio di partita era stato incoraggiante. Appena 2 minuti di gioco e Moncini, con un preciso stacco aereo, la specialità della casa, porta in vantaggio il Prato. La squadra di Francesco Monaco comincia ad assaporare il gusto dolce del panettone, ma il tutto cuoio vuole subito rendergli i canditi indigesti. Melgrati è scenico ed efficace su Scechilazze. La difesa laniera tiene stringendo i denti, ma al 39esimo deve capitolare sul tapin vincente di Tempesti. Respinta rividibile di Melgrati e frittata difensiva, 1-1 e primo tempo in archivio. Nella ripresa il tutto cuoio approccia meglio la partita, mentre il Prato sembra in palese difficoltà. La squadra di Ponte Egola passa in vantaggio sul calcio di rigore. Ingenuo fallo di Sobacchi, che aveva preso il posto di Catacchini su Scechilazze, che induce l'arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Scechilazze fa centro mettendo la palla nel 7. Il Prato, che ha fatto debuttare il 16enne centravanti De Simone al posto dell'infortunato Moncini, non ha proprio la forza per replicare, e allora il tutto cuoio chiude i conti ancora sul calcio di rigore. Provenzano viene affondato in area da Ghidotti e induce l'arbitro a concedere il secondo penalty di giornata. Dal dischetto lo stesso Provenzano è chirurgico. È 3-1 per il tutto cuoio, che vince e convince. Il Prato affonda con il tecnico Francesco Monaco, che attende con ansia i rinforzi dal prossimo calciomercato. Detto dal nostro direttore sportivo, ha parlato di 5-6 elementi, vediamo un pochino. Mi auguro che arrivino presto, perché altrimenti si fa sempre più duro. Aspettando il mercato, venerdì prossimo ultima partita del 2016 a Lungo Bisenzio con il Racing Roma, una sfida che vale una stagione. Con il Prato che ha il morale a pezzi e l'infermeria piena, serve davvero un miracolo di Babbo Natale, ma stasera tanto sognare non costa niente.